Ciao a tutti da Nuovo Globe, benvenuti ad una nuova lotta Wi-Fi di Pokémon XY. E questo è sempre lo stesso team, senza leggendari e con la item clause. E guardando un attimino il team avversario, vedo che ha Charizard e Mandibuzz. Questa è una coppiata sempre molto utile, perché Mandibuzz probabilmente ha Scacciabruma e toglie le rocce dal campo avversario. E ha Porygon 2, che mi ha dato molto fastidio un po' per tutta la lotta, e a dir la verità non si capisce bene quale sia la sua mega evoluzione tra Gardevoir, Garchomp oppure Charizard. Presumo che sia Charizard, perché le mega evoluzioni hanno una potenza decisamente superiore rispetto allo standard, mentre comunque gli altri due Pokémon riescono ad agire anche senza mega evoluzione, per esempio con lo stola scelta, oppure se settano le rocce, insomma. Decido di iniziare con Rotom, questo perché ha Invertivolt e devo un attimino prevedere l'avversario un po', che cosa ha intenzione di fare. Inoltre mi aspettavo che l'avversario iniziasse anch'esso con Rotom, e il mio Rotom è difensivo. Direi che il primo turno è molto, è uguale, sembra uno specchio quasi, tranne che l'avversario c'ha il Rotom Shiny, e tutti Shiny ce l'hanno, e è quasi più raro trovarli normali che shiny. Comunque ha Sciagura, una tecnica molto particolare, non me l'aspettavo, ma ancora meglio, sempre meglio che niente. Dato che mi aspettavo che utilizzasse Invertivolt, decido io di utilizzare Invertivolt, ma non lo utilizza. Allora è una buona occasione per mega evolvere il mio Charizard, e dato che prevedevo lo switch, decido di spammare fuoco bomba. In caso rimanesse in campo, forse avrei fatto il KO al Pokémon. Fortunatamente per me fuoco bomba non fallisce, ma non riesco a fare il KO a Rotom, e questo Rotom c'ha anche la bacca cedra. E decide di utilizzare idropompa. Non è fondamentale, non è fondamentale il fatto che abbia missato l'attacco, ovvio. Mi dispiace per l'avversario, ma comunque sotto il sole non mi avrebbe fatto assolutamente KO, forse un pochettino più di metà punti salute. Metto in campo Garchomp, questa è la mia buona opportunità per mandare in campo il mio Gliscor, questo per poter far attivare la mia Toxic Sfera. E probabilmente questo Garchomp è col stola scelta, non sono sicuro, ma è probabilmente così, e per precisione decide di utilizzare Frana. Io non sapevo bene che tipo di Pokémon decidesse di mettere in campo, e allora decido di utilizzare Tossina, ma l'avversario prevede molto bene e decide di mandare in campo Porygon. Questo perché Porygon copia la mia abilità Velencura, e il fatto che sia avvelenato è tutto un vantaggio per questo Porygon, e questo qui sarà un problema. Questo perché già è un Pokémon molto ingombrante, se in più attiviamo un'abilità di questo tipo con l'avvelenamento, diciamo che devo fare un pochettino più di piani per quanto riguarda lo switch. E allora il piano che mi era venuto in mente, perché è troppo ingombrante, è quello di togliere di mezzo questo Porygon. Non sapevo se avesse fulmine oppure no, per mia fortuna non ha fulmine, di solito ho giocato con gelo raggio più fulmine più una mossa stato, e questo probabilmente ha tre attacchi o due attacchi più tossina, perché inizia a farmi tripletta per cercare di puntare all'axe. Prima di tutto io metto le rocce, e seconda cosa utilizzo Boato per togliere di mezzo questo Porygon 2, perché così almeno evito la Velencura come traccia. A questo punto per mia sfortuna metto in campo Mandibuzz, che mi toglie le rocce. Allora decido di approfittare di questo e almeno avere l'opportunità di mandare in campo Bisharp, approfittare della sua abilità per avere un più 2 in attacco. Decide di utilizzare privazione, forse si aspettava una mossa stato, ma io ho Scacciabruma, non ho una mossa stato come Tossina per esempio, e mi ha dato l'opportunità di avere un free switch, quindi un turno libero. Grazie ad agonismo ho un più 2 in attacco e l'opportunità di fare 2 KO a Mandibuzz con metal testata e resistere a un ripicca, malgrado il più 2 copiato, che è buono. E il turno successivo, in caso dovesse
e ritirare il Pokémon, decido di utilizzare privazioni in caso di ritiro. Decide di mandare in campo Charizard, e dato che molto probabilmente è un Charizard X, avevo paura che utilizzasse Danza Spada. Allora, come prima cosa, dato che io sono più lento e mi sarei potuto fregare da solo con Sbigo Attacco, decido di mandare in campo il mio Garchomp, che è con lo stola scelta, quindi anche con un Drago Danza in più sarei andato più veloce. Decide di utilizzare Terremoto, non so se ha previsto o no, ma comunque ha fatto, si vede, una buona giocata. Decido di spammare Terremoto, per questo perché Mandibuzz è KO e nessun suo Pokémon ha levitazione o è volante, ed direi che l'attacco più potente che ho dopo Dragartiglie. Ne approfitto per rimettere in campo il mio Empoleon e attutire un qualsiasi suo attacco. E sfortunatamente per me mi brucia, ma è meglio la bruciatura che il congelamento e la paralisi, perché comunque dopo aver messo le rocce il mio Empoleon non è così fondamentale, salvo il fatto di Gardevoir che potrebbe darmi un po' di fastidio. Quindi decido di mettere di nuovo le rocce, questo perché immaginavo che utilizzasse una mossa stato, dato che non è riuscito a copiare Velencura e la tossina riesce ad avere effetto. E probabilmente il turno successivo si aspettava che io utilizzassi Boato, ma invece utilizzo Idrovampata. Quindi decide di ritirare il suo Porygon e mandare in campo Garchomp, ma io decido di utilizzare Idrovampata per mettere un po' di pressione a questo Porygon e fargli utilizzare un po' più spesso ripresa. Sfortunatamente per me non lo brucio, ma diciamo che non è una cosa fondamentale, quindi non è così fondamentale il Garchomp bruciato. L'avversario prevede il mio switch, ma non ha contato una cosa, che Garchomp è più veloce di Empoleon, e quando fai lo switch e lo scambi ritiri prima il tuo Pokémon più veloce rispetto all'altro. Quindi cosa succede? Manda in campo Porygon 2, ma mi copia l'abilità di Empoleon, non mi copia l'abilità di Gliscor, perché il mio avversario appunto si aspettava giustamente il Gliscor. Quindi ottima previsione, ma purtroppo non ha badato a questa velocità nello switch che dà il gioco. Per evitare ripresa, per evitare un geloraggio tripletta, decido di mandare in campo Rotom, questo perché Porygon 2 è lento ed è una mia buona opportunità per poter utilizzare riposo, ripristinare i miei punti salute e togliermi la scottatura dal mio Rotom. Tra l'altro fondamentale l'utilizzo di questo riposo nel corso della lotta. Decido di utilizzare Invertivolt in caso dovesse ritirare il Pokémon oppure no, e rimandare in campo Empoleon, che potrebbe sempre dare un po' di fastidio al Porygon avversario, in quanto non ha mosse che riescano a colpirmi in modo super efficace. Non so se ha palla ombra, di solito va giocato o tripletta più palla ombra o fulmine più geloraggio, per avere una copertura maggiore. Decido di ritirare il mio Pokémon perché mi aspettavo lo switch o un turno successivo di ripresa, e che grazie all'avvelenamento avrei potuto approfittare di previsione, in quanto Porygon 2 countera il mio Gliscor, però non avrebbe potuto tenerlo in campo così facilmente. Quindi decido di ritirare il mio Gliscor e mandare in campo il mio Rotom, ma manda in campo Gardevoir. E decido di sacrificare il mio Rotom, ma questo Gardevoir è più lento del mio Rotom, quindi non capisco, e riesco a resistere tra l'altro a un attacco. Non capisco che tipo di Gardevoir sia, anche perché ha una difesa speciale, già di default ha una difesa speciale abbastanza alta, ma vedo che ha una difesa speciale diciamo ancora più alta del solito, quindi non so che tipo di Gardevoir stia utilizzando il mio avversario, devo dire la verità, perché non so se è difensivo speciale, se ha desiderio, perché di solito Energy Palla è semplicemente una mossa di copertura, quindi di per sé non dovrebbe avere desiderio, più protezione. E fortunatamente per me gli faccio brutto colpo, ma in ogni caso il turno successivo sarebbe lo stesso andato KO. E mi spiace anche per questo, ma non sarebbe stato comunque invariato. Decido di rimanere in campo, sacrificare il mio Charizard,
per mettere un po' di pressione per fargli evitare di farmi il KO e di far utilizzare un solo Drago Danza. Non sapevo se avesse utilizzato Drago Artigli o Terremoto o Drago Danza, allora sacrifico il mio Pokémon. Così posso mandare in campo tranquillamente il mio Garchomp con la sola scelta e assicurarmi il KO su Charizard X. Dato che non so se questo Garchomp è con sola scelta o no, volevo evitare problemi di velocità, ma in ogni caso l'avversario avrebbe potuto resistere a un attacco, sarebbe resistito sicuramente. E utilizza Terremoto, quindi con i miei unici due punti salute riesco anche a non sacrificare il mio Rotom. Dato che sono gli ultimi due Pokémon rimasti, decido di spammare idropompa. Infatti immaginavo che questo Garchomp fosse proprio con sola scelta e decide di ritirare proprio il suo Pokémon perché è bloccato in una mossa. E allora decido di utilizzare in primis idropompa e successivamente Invertivolt e mandare KO il Porygon 2 avversario. Dopodiché, dato che ho un maggior Pokémon ancora in gioco rispetto a lui, mandare in campo Gliscor e assicurarmi la vittoria. Questo perché Gliscor è un buon counter per Garchomp e difatti l'avversario lo sa benissimo e decide di abbandonare la lotta, ma non sarebbe cambiato assolutamente nulla, quindi e quindi molto bene. E niente, se la lotta vi è piaciuta cliccate il mi piace, se volete iscrivervi al canale iscrivetevi e ci vediamo tutti alla prossima lotta. Ciao a tutti da Nuovo Globe, ciao!